Sì, sono Alexander Schuster, avvocato al Trento, e diciamo, sono un po' chiamato in causa perché sostanzialmente questa sentenza parte dai miei fascicoli dello studio. Dico subito che... Della Corte Costituzionale? Sì, sì, cioè, quella è la novità legale ormai di luglio. E vi dico subito che non è stata mai stata concepita come una causa pilota. Perché non sono andato io a cercarmi tre persone trans, già queste tre persone trans, ci sono anche altri clienti, ma già in particolare queste tre persone trans erano venute da me più o meno negli stessi mesi. E mi hanno detto, caro avvocato, visto che ero verito dove lei ha ottenuto questo importante risultato nel 2013, se vi ricordate fu quella sentenza che fu molto la cronaca, agli onori della cronaca nazionale nell'estate 2013, perché riuscì a Rovereto finalmente a ottenere una sentenza che diceva che i bisturi non erano necessari, e tutto sommato neanche la sterilizzazione, anche se poi si diede atto insomma, del percorso farmacologico, endocrinologico che era stato svolto, fuori di Roma. Sì, fuori di Roma, perché avevamo a Roma casi isolati e tra l'altro, una cosa interessante, ormai si può dire perché non fa più danno, c'è stata una sentenza del 2013 di Roma che fece un passo indietro addirittura, e non vi dico altro, quindi addirittura, cioè io mi trovai nella soluzione in cui dicevo, ma no, guardi Roma 97, poi guardi qui sono tornati 2010, 2012, e quindi li convinsi Rovereto e nello stesso periodo mi arrivavano le sentenze da Roma in cui il collegio, che era poi quasi lo stesso, a un certo punto fece un piccolo colpo di coda e quindi fu una sentenza molto importante, tant'è insomma, che decidetti insomma, di intesa con la cliente di dare visibilità a questa sentenza e poi mi chiesero se non potessi ottenere questo risultato a Trento. E cioè in realtà, in parte, erano tre situazioni completamente diverse queste tre persone. E non era assolutamente mia intenzione spingere il giudice ad andare in Corte Costituzionale, ma per un motivo molto semplice, cioè chi conosce i drammi, le difficoltà delle persone trans, sa che non è che stanno in massi guardi 2 anni in più senza carta d'identità, continuare a essere discriminata sul lavoro, non mi danno l'alloggio perché la carta d'identità mostra un nome maschile, mi presenta, ma cosa vuole che sia? No. Le persone trans vogliono tempi brevi, risposte, perché questo è il problema quotidiano che vivono. Quindi non ha alcun senso che un avvocato spinga per andare lì, salvo che trovi, e diciamo una delle tre persone era molto più tranquilla, che era il caso più genuino per così dire, perché era una persona che mediamente attiva nella comunità trans, ricercatrice, mi dice guardi, io l'operazione non l'ho mai voluta fare, è da decenni che io lavoro come ricercatrice, convivo con il dramma di risultare al lavoro come donna e però quando poi c'è da fare una pubblicazione, concorso eccetera, io ho accettato di essere discriminata perché cosa vuole? Vado a un convegno scientifico, mi presento come donna e poi mi dicono al concorso no, guardi, questa persona non è lei perché qui c'è Tizia, ma lei il concorso deve farlo come Caio, perché se tu vuoi fare un concorso di carriera devi presentarti con i documenti anagrafici. E lui mi descrive addirittura la reale discriminazione sul lavoro di questa persona. Ed è questa l'unica che forse poteva dire, io vengo da lei perché visto che adesso si è aperta questa possibilità, se posso chiaramente voglio porre un problema allo Stato civile, risolvere un problema allo Stato civile, ma guardi che non voglio fare operazioni, tant'è che era 10 anni, e quindi tutto sommato mi ha detto, vabbè, andiamo in Corte Costituzionale, ormai che c'è questa frittata, tanto cosa vuole che mi cambi un anno e due rispetto a 20 anni che vivo qui, ma le altre persone no. Tranne che come tutti sanno, cioè come i giuristi sanno, non sei tu che hai diritto di andare in Corte Costituzionale, non siamo in Germania, non siamo in Spagna, filtra tutto il giudice e il giudice può mandarti in Corte Costituzionale d'ufficio. Tu puoi anche dire no, guardi, io non ci voglio andare, non mi mandi, ma se lui decide che c'è una questione di costituzionalità, tu vai, prendi e capiti al Palazzo della Consulta. Quindi, ahimè, con molto dramma, appresi della notizia il 20 agosto dell'anno scorso che si sarebbe andato in Corte Costituzionale, a quel punto non è molta altra scelta. L'esito è stato positivo, ero fiducioso, diciamo non al 100%, ma ero abbastanza fiducioso perché tutto sommato la nostra Corte Costituzionale ha remore a chiamarsi fuori da un contesto giuridico occidentale come quello che era già stato affermato dalla Corte Costituzionale tedesca, dalla Corte Costituzionale austriaca, da tutta una serie di documenti di diritto internazionale che dice attenzione, la sterilizzazione, quale condizione per dare pace e dignità a queste persone, è una violazione dei diritti umani.
e la Corte Costituzionale non si chiama fuori da questo contesto, non siamo in Russia, non siamo in altri stati. Però non era auspicabile. Per fortuna l'esito è stato positivo, anche perché nel frattempo è arrivata la sentenza YY contro Turchia della Corte di Strasburgo, a luglio arrivò anche la Corte Suprema di Cassazione, che ebbe quell'esito anche perché venne prodotto in giudizio la memoria di costituzione della Presidenza del Consiglio nel giudizio mio in Corte Costituzionale, che diceva ma assolutamente l'interpretazione da dare a quella legge non può che essere nel senso da indicato dal giudice. Questo è un elemento importante, e quindi sapere che lo Stato... Cioè, io mi ricordo che in qualche maniera, non so chi l'abbia data ai colleghi che hanno difeso in Corte Suprema di Cassazione la memoria del Consiglio, però mi dissero che abbiamo avuto la fortuna di andare in giudizio e dire, toh, guardi, perché non è nei giudizi, scusatemi, dopo scontato dei tecnicismi, nei giudizi in Corte di Cassazione non c'è la Presidenza del Consiglio, salvo che sia specifico interesse economico, cioè non c'è la figura, diciamo, c'è il Procuratore Generale della Cassazione, diciamo. E in quel caso lì c'era, perché comunque poi si cita sempre il sindaco e quindi poi viene fuori anche di fatto, e in quel caso lì c'era la presenza del Consiglio dei Ministri, ma questa si era già espressa nel giudizio in Corte Costituzionale che venne incardinato, diciamo, nasce i primi atti quando c'è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, poi ci sono 20 giorni per costituirsi, quindi scopri un po' le carte, cioè ti costituisci, porti le tue memorie, le prime riflessioni, poi è tempo di ampliarle successivamente. E quindi era il 10 più o meno il 9 di gennaio che ci costituimmo, e la Presidenza del Consiglio fece questa scelta importante, dice no, non stiamo lì a difendere a spada tratta le leggi come di solito fanno, il ruolo è essenzialmente difendere il Parlamento, no, loro dissero, noi chiediamo l'inammissibilità, ma siamo d'accordo sul contenuto, quindi lì si capì che era una battaglia vinta nella sostanza, molto tranquillizzante ovviamente. La differenza fu, ma questa è tecnica, ma significativa, fra inammissibilità e infondatezza, perché un'interpretativa di rigetto entra nel merito ed è il massimo, diciamo, che puoi ottenere, cioè non è, la Corte ha fatto una chiara scelta con Giuliano Amato entra nel merito. L'esito è positivo, è molto positivo, perché a differenza di quanto è stato dichiarato, cioè di quanto emerge dai primi commenti, diciamo, più sulla stampa, quelli tecnici non li ho ancora visti, non è solo una questione di bisturi. D'accordo? Dice che c'è una libertà che riguarda in generale gli interventi, le modalità del percorso, il che implica anche che uno occorre dimostrare una sorta di sterilizzazione farmacologica, che se vogliamo era il passo avanti intermedio, ok? Non serve il ricostruttivo, cioè non devi anche dar prova di un neopene, di una vaginoplastica. Questa è stata comunque anche una posizione, fermata ancora l'anno scorso e solo cassata poi, diciamo, riformata dalla Corte di Appello di Napoli, perché un giudice aveva chiesto addirittura interventi ricostruttivi. E la posizione, diciamo, dominante era quella di interventi demolitivi, cioè rimozione dei testicoli, delle ovaie e dell'utero, d'accordo? Quindi una sterilizzazione inevitabile e irreversibile. E questa era in realtà il vero contraddittore assente, il comitato di pietra in Corte Costituzionale. Poi c'era la posizione di maggiore apertura, che era quella di Roma, diciamo, quella di Rovereto in maniera più o meno esplicita, ma che sostanzialmente si accontentava di una forte riduzione o comunque di uno stato di sterilità reversibile, non permanente, che è dovuto al percorso endocrinologico, cioè a forza di prendere bombe ormonali, d'accordo, femminilizzanti o mascolinizzanti, inevitabilmente questo può incidere sulla capacità proprio di erezione, d'accordo, sulla spermatogenesi, blocca il ciclo mestruale, proprio quindi anche il follicolo, lo vuoi, ecco, perfetto, l'ovulazione, però la scienza medica aveva messo in luce che qualora si fermasse il percorso ormonale o ci fossero, si poteva, per quanto in misura nettamente inferiore, recuperare un minimo potenziale procreativo. E quindi sembra che questo poi avesse appunto generato questo revirmo più recente nel Tribunale di Roma. Se noi leggiamo la sentenza della Cassazione e quella della Corte Costituzionale, fortunatamente dice attenzione, non parla proprio di sterilizzazione, si riferisce ai interventi chirurgici, quindi non è che solo non sarebbe più visto, di per sé non dice neanche che devi andare a dimostrare con uno spermiogramma la tua condizione come uomo biologico o blocco del ciclo mestruale dell'ovulazione. Quindi la sentenza positiva. Ci sono alcuni punti sui quali occorre ancora lavorare, a mio avviso, che sono un po' le
tecnico, quindi diciamo non è il punto d'approdo, il problema non è risolto. Occorre ancora lavorare per mettere alcuni puntini, sistemare, e questo penso che sarà necessario, perché io temo alcuni giudici immancabili, d'accordo, che daranno un'interpretazione della sentenza della Cassazione, della Corte Costituzionale, per cui faranno diventare un incubo il processo davanti a loro, perché la Corte Cassazione, che pure si è espressa in termini positivi, ha ribadito ogni piede sospinto di questo rigoroso controllo giudiziale. Io temo che ci saranno dei giudici che adesso hanno un rigoroso controllo giudiziale per verificare che l'approdo sia definitivo, irreversibile, eccetera. Io non so cosa attenderà alcune persone trans che troveranno un giudice, e quindi non voglio che rinasca quello che ho chiamato la lotteria del CAP, perché in Italia questa è la situazione, cioè in base a dove tu risiedevi, in base al tuo CAP di residenza, avevi la competenza di quel tribunale. Se eri a Rovereto, capitavi bene. Se eri a Roma, tendenzialmente capitavi bene. Palermo? Messina, capitavi recentemente bene. Capitavi Potenza? Vercelli? Capitavi a Torino, eh? Cioè, per dire, sì, ma anche fatti la critica a Torino. Quindi non era concepibile che, cioè non è concepibile che il riconoscimento dei diritti fondamentali della persona trans dipenda dal capo della residenza. Questa situazione dobbiamo smettere. Quindi finalmente questa situazione si è risolta, quantomeno per i profili più gravi. Il fatto che abbiamo Corte Suprema di Cassazione in luglio, la Corte Costituzionale, che era l'apice del nostro ordinamento come interpretazione proprio delle leggi, che era l'unica che poteva contraddire, limare il negativo, se vogliamo, senza la Cassazione, eccetera, ha abbracciato in maniera piena pieno diritto all'identità di genere, espressione finalmente fatta propria dalla Corte, perché la sentenza del divorzio dell'anno scorso ancora parla di intersessuale, che non è un problema in sé, in realtà, sostanza, però anche le etichette, insomma, significano un'apertura. Utilizzare l'identità di genere vuol dire ufficialmente dire che è nostro anche quel concetto, che non è più soltanto il diritto internazionale, CEDU, eccetera, ma è anche ormai un'espressione che possiamo spendere nel diritto costituzionale italiano. Quindi è una sentenza importante che consolida ormai. Nessun giudice si sentirà titolato ad andare contro, mentre andare contro la Cassazione, diciamo, qualche giudice lo fa, sulla trascrizione qualche giudice l'ha fatto, è giusto che sia così, pur nel rispetto del principio di nomofilachia, e cioè del fatto che è l'unico giudice italiano preposto a dare indirizzo sull'interpretazione conforme, diciamo, della legge, per garantire l'unità del sistema, d'accordo? Ma è lecito andare contro la Corte Costituzionale, anche contro la Corte Costituzionale, ma quando entrambi, diciamo, danno una lettura di una legge, un giudice francamente ha molta più difficoltà su questo profilo a divergere dall'interpretazione data dalle due corti apicali al nostro. Allora mi fermerei qua, dopo non so se c'è tempo di parlare proprio delle case pilota, perché poi il problema, diciamo, di questo fondo. Sì, direi di sì.